Care concittadine e cari concittadini, lo dico stasera e prego tutti che non deve essere più ripetuta questa cosa. A Campofelice di Roccella negli ultimi 2 anni il sottoscritto e Giuseppe Pedalino sono state le uniche persone che hanno fatto opposizione a Campofelice di Roccella. È chiaro? Che nessuno venga in questo palchetto, in questa campagna elettorale, a dire il contrario o a dire che oggi non è più d'accordo con questa amministrazione. Perché ricordo a me stesso e ricordo a tutti i cittadini che erano 14 consiglieri nel Consiglio Comunale ad approvare tutto, ad approvare bilanci, ad approvare assestamenti di bilancio, ad approvare l'aumento delle tasse. Solo io ho alzato la mano, solo io ho alzato la mano, perché non potevo vedere quelle situazioni, non potevo vedere che si mettevano le mani in tasca ai cittadini e poi i crediti non venivano incassati. Non è giusto questo. Un altro appunto deve essere fatto per forza di cose al presidente di quel consiglio comunale, perché non si può venire in questo palchetto ed essere accusati di una cosa che è stata fatta proprio da lui, perché non puoi venire in questo palchetto, caro Emanuele, e preoccuparti che qualcuno riempie la piazza a qualcuno, che qualcuno dà i baci a qualcuno. Esiste il rispetto della persona. Bravo! Esiste il rispetto della persona. E queste cose sicuramente non le puoi dire al sottoscritto. Le hai fatte tu quelle cose. Le hai fatte tu quelle cose. Tu ti sei accordato con i consiglieri di minoranza. Perché sapevi che l'anno scorso il sindaco aveva dato la possibilità di dimissioni e non volevi perdere quel posto, non volevi perdere quella poltrona, non la volevi perdere. Tu hai messo il sigillo in quell'alleanza, tu eri il garante del consiglio comunale. Ma che esempio hai dato a questi giovani? Quello di andare sempre col carro del vincitore? Io non lo farò mai! Io non lo farò mai! Non me l'ha lasciato nessuno il posto di consigliere comunale o di presidente del consiglio. Se il popolo vorrà, se i cittadini lo vorranno, lo farò con piacere e con passione. Altrimenti me ne vado a lavorare, come ho sempre fatto nella mia vita. E mettiamo i puntini sulle i in questa campagna elettorale, mettiamoli, perché i cittadini hanno bisogno di chiarezza, devono capire le persone che devono andare a votare, che li devono rappresentare. Andiamo ai consiglieri di minoranza. In questa campagna elettorale qualcuno ha ritenuto che era giusto non ricandidarsi, perché ha capito e ha maturato in sé il fallimento di quell'operazione. Ma qualcuno imperterrito sale ancora in questo pacchetto, e la cosa veramente mi fa accapponare la pelle, mi fa accapponare la pelle, perché in questo pacchetto qualche collega consigliere che ricordo sempre, perché i cittadini gli rinfresco sempre io la memoria, erano 2 anni fa a sbraitare contro questa amministrazione, a sbraitare contro questi giovani che si ripropongono con la continuità, e oggi sono ancora qui e propongono loro la continuità. Noi non siamo traditori, noi abbiamo portato finanziamenti, noi lavoriamo per il bene del paese. Ma quale bene del paese? Non andavate neanche ai consigli comunali! Ma qual è questo bene del paese? Dopo che avete messo la firma in quell'accordo che ha umiliato le coscienze dei cittadini di Campofelice, li ha umiliati, vi siete pentiti di quell'accordo,
e già dall'indomani avevate dei problemi, avevate l'imbarazzo con le vostre famiglie, con i vostri amici che vi avevano votato ed erano delusi di quell'accordo. Negli ultimi tempi neanche consigli comunali, quando venivano c'era scena muta, ma quali sono queste proposte che avete fatto? Scusate un po' per la voce, ce l'ho un po' ritirata per causa di qualche infezione, grazie. Un ultimo appunto deve essere fatto per forza di cose, ma sarà una pillola, perché poi la supposta la darà Giuseppe Pedalino. E per questa sera si va a coricare bello a calduccio. Dare assessore al bilancio il David Copperfield dei conti pubblici. David Copperfield, perché io mi ricordo che l'anno scorso, in fase di approvazione del bilancio previsionale, c'era qualche conto che una volta c'era e poi non c'era più. Entro nello specifico. L'anno scorso, in fase di approvazione del bilancio previsionale, mancavano circa 300.000 euro per pareggiare questo benedetto bilancio. Non sapeva dove andarle a prendere. Oltre che a fare le fotocopie precise, identiche al bilancio dell'anno scorso, io disse, ma è lo stesso, preciso. Dice, un bilancio che lui proponeva come un rilancio dell'attività dell'amministrazione comunale, era uguale, preciso. Perché un bilancio di previsione che viene portato in consiglio ad agosto e quindi già per 8 dodicesimi è impegnato, voi ditemi che cosa doveva fare con quel bilancio. E allora pensa bene di inserire questi 300.000 euro come vendita degli alloggi popolari. Al che io in consiglio comunale dico, ma caro mio, ma tu come farai da qui dal 28 di agosto al 31 dicembre a sbrigare tutto l'iter che c'è per mettere in vendita questi alloggi popolari? Valutazione dell'UTE, parlare con le banche, accondiscendenza dei proprietari per poter acquisire e quindi acquistare questi beni. Ma che dici, consigliere La Plena? Lui e l'ex capogruppo di minoranza, dottor Gianni Lanza, noi faremo questo, faremo altre cose, faremo tutto quello che è. Anche il sindaco, che non credeva a questa cosa, perché paventava questa opportunità di non riuscire a fare questa operazione nei tempi debiti, e lo diceva, perché lo ha detto anche in consiglio comunale, a volte anche essendo solidale con me, dicendo che le preoccupazioni erano giuste del consigliere La Plena in merito a questa situazione. Il bilancio di previsione è stato approvato. In fase di assestamento di bilancio a novembre questi 300.000 euro scompaiono. Mi vedo presentare gli assestamenti di bilancio e i 300.000 euro sono stati stornati e inserita un'altra cifra. A che? Dico, ma scusi, assessore bilancio, ma come finì? Allora, scusate, avevo ragione io di questo. Hanno chiuso quel bilancio di previsione con una cifra che era stata fittizia e assestamento di bilancio a novembre è stata tolta. Ecco come si approvano i bilanci in questo comune. Ecco. E prova ne è il fatto che quest'anno con il rendiconto del 2012 abbiamo il parere dei revisori dei conti in cui si attesta questa situazione, in cui si attesta che c'è un avanzo di amministrazione di circa 2.143.000 euro, di cui 1.850.000 euro sono crediti che il comune deve incassare e che quindi non ci sono i denari. Non ci sono i 2 milioni di euro, ci sono solamente 290.000 euro in cassa. E di questi 2 milioni e 140.000 euro dicono palesemente di non toccarli, quei soldi non si devono toccare, quell'avanzo di amministrazione è messo lì che non si può immettere nel flusso cittadino
perché servono per coprire i debiti fuori bilancio, servono per coprire i debiti che già sono stati accertati e che quindi si devono pagare. Questa è la situazione del Comune di Capofelice, questa è la verità, cari concittadini, è proprio questa.